Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti, speciale del sabato che probabilmente esce per pranzo o forse anche un pochino dopo, ma è sabato, in fondo ci si alza più tardi, no? Tipo, in ogni caso generalmente nei video del sabato cerco di fare piccoli recuperi, cose classiche, robe un po' diverse e oggi parliamo di Kazajiro, la ferra tatami, proposto da Goen, un manga simpatico, interessante e scritto da un duo di autori incredibile. Questo perché, come probabilmente avete visto anche dal titolo, il nostro Kazajiro, la ferra tatami, è scritto da Kazuo Koike e Goseki Kojima, che sono i grandissimi autori che ci hanno portato Lone Wolf and Cub, tra l'altro appena proposto da Panini in una versione lussuosissima che possiedo ed è là. Non la vedete, ma è là. Cos'è Kazajiro, la ferra tatami? Beh, è una serie un po' strana a cui mi sono approcciato totalmente a caso, sinceramente. Per assurdo, non è una serie indipendente, nel senso che è in realtà uno spin-off di un'altra serie, sempre del duo Kazuo Koike, Goseki Kojima, ovvero Samurai Executioner, opera pubblicata dal 72 al 76, raccolta in 14 tankobon e proposta in Italia, sempre da Goen, in un'edizione che dovrebbe essere più o meno ancora recuperabile. Io purtroppo non l'ho letta e non l'ho ancora recuperata, anche se ci sto provando, ma devo dire che ho iniziato a leggere il fumetto senza sapere esattamente questa cosa e devo dire che non è stato un gran problema in realtà. Mi sono reso conto che era effettivamente uno spin-off solo andando poi a controllare, cercando un po' di informazioni per fare questo video. Tra l'altro il primo volume della serie non è uscito adesso, è stato pubblicato in Italia qualche mese fa ed è appena uscito tra l'altro il secondo, di cui non vi ho ancora parlato nemmeno in un video, e questa è diciamo la prima volta che appare su questo canale. Evviva, una preview incredibile. Prima di immergerci un po' nella lettura, giusto due note editoriali su Kazajiro, la ferra tatami. È stato pubblicato in Giappone dal 76 al 77. In tutto è una serie molto breve, sono solo 4 tankobon. Target ovviamente Seinen, proposto sulla rivista Shukan Gendai di Kodansha. Degli autori sinceramente non so esattamente cosa dirvi di più e che informazioni darvi, perché sono due mostri sacri del fumetto giapponese, hanno scritto e disegnato talmente tante cose che mi sembra un po' inutile farvi un elenco, ma oltre ad aver scritto una decina di serie insieme, entrambi hanno lavorato collaborando con altri autori a serie come ad esempio per Koike Crying Freeman, Lady Snowblood, Anzo, La via dell'assassino e tante 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 altre cose. Insomma, è un po' inutile fare un elenco completo. Quindi andiamo a parlare un attimino di Kazajiro e di cosa parla la serie. Beh, i protagonisti sono Kazajiro Sakane, evidentemente la ferra tatami del titolo, funzionario dell'ordine pubblico dell'epoca Edo, e la moglie Shinko Sakane, una donna particolare per via dell'enorme tatuaggio di un kappa che porta sulla schiena. E lo sapete che in Giappone avere dei tatuaggi anche all'epoca aveva dei significati profondi. Ora, la storia è ambientata appunto nell'epoca Edo e in particolare vediamo i protagonisti muoversi nelle zone d'ombra della società, la vita notturna. Kazajiro indaga e cerca di portare la legge e l'ordine dove in realtà ce n'è poco. È un fumetto nel complesso particolare, interessante, e diamo un'occhiata alle tavole giusto per avere un'idea. Come vedete si presenta come un volume abbastanza standard, ha una sovracoperta in carta porosa, in realtà non liscia. Sotto, come sempre per Goen, c'è esattamente la stessa cover a colori, ma ha la particolarità di avere la sovracoperta doppia e uno può scegliere esattamente quale aspetto dare al volume, o i volumi un po' più classici delle serie Goen, in quella interna, o presumibilmente un po' più simile all'edizione giapponese e un po' più neutra, diciamo, rispetto a questa, quindi senza ad esempio il numero 60 della Dansei Collection. Anche se devo dire che in nero mi piaceva, però effettivamente così è un po' più neutra ed è più bellina da vedere, anche se alla fine averlo in libreria cambia un po' poco, eh. Tornando alle tavole, ovviamente il tratto di Goseki Kojima è riconoscibilissimo, estremamente particolare, duro, interessante, decisamente distante dai manga a cui siamo abituati oggi, come stile e come scelte visive. Devo dire che forse non raggiunge il livello di Lone Wolf and Cub, anche perché le tavole giganti dell'ultima edizione aiutano, però resta un'opera visivamente molto piacevole e che ci trasporta comunque nel solito Giappone tardo-feudale, diciamo. Qui già le famiglie di samurai stavano iniziando a decadere e prendere altri ruoli. Ma devo dire che è un fumetto interessante da leggere. Come vi dicevo, personalmente non ho trovato particolari problemi nella lettura per il fatto che il manga è uno spin-off e non avendo letto il precedente non ho idea se a livello di ritmo, ambientazione, è simile o meno. Spero di riuscire a recuperarlo in modo da poter avere una visione un po' più completa, però devo dire che la narrazione all'interno di Kazajiro è abbastanza strana. Vengono alternate le indagini, comunque i casi misteriosi in cui si imbatte il protagonista,
alla vita familiare di Casagiro e al lato, diciamo, fisico della sua relazione con la moglie, che per carità non viene mai mostrato niente di particolarmente fanservissoso, diciamo, per come siamo abituati oggi, però esplora anche la loro relazione dal lato sessuale, in un certo senso, anche se, ribadisco, è una parte minima del racconto, però fa abbastanza ridere vedere le loro dinamiche di coppia, sono ben realizzate, ben raccontate, divertenti nel complesso. Ora, non so se continuerà così anche nel secondo volume, che non ho ancora letto, ovviamente, ma devo dire che nel complesso il primo mi è piaciuto. C'è sia ritmo che indagine che avventura, è un po' un giallo, ma c'è anche approfondimento dei personaggi. Insomma, è sicuramente un manga interessante e che forse passerà un po' troppo sotto i radar della maggior parte delle persone, perché purtroppo è difficile che i manga Goen diventino mainstream a meno che non abbiano autori particolarmente apprezzati dal pubblico più giovane, probabilmente. Una roba come Koike e Kojima, per quanto riconosciuti da tutti, immagino, come dei maestri assoluti, temo non abbiano la stessa attrazione di autori più recenti e sulla bocca di tutti. Probabilmente vale più la pena leggersi questi quattro volumetti della maggior parte di fumetti ben più pubblicizzati e di cui si parla molto di più. Quindi, a mio parere, davvero, dategli un'occhiata, perché se cercate un fumetto breve, ambientato nell'epoca Edo, molto sfaccettato, graficamente molto molto gradevole, soprattutto per il periodo in cui è stato realizzato, ho i miei dubbi possa deludervi, sinceramente. Ovvio, se cercate qualcosa un po' più di azione, un pochino più di intrattenimento puro, forse non è il manga adatto. Però, sinceramente, io ve lo consiglio. Quindi, con questo direi che vi ho detto tutto quello che posso dirvi. Se avete qualche domanda, ovviamente, lasciatemela nei commenti. E per ora, ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho aperto un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti, un canale con notifiche, un canale con le offerte, poi ho una pagina su Instagram in cui pubblico le copertine di Colazione a Fumetti, un canale su Twitch dove faccio live tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 e poi le ricarico sul secondo canale, Cantina Pelata, andate a seguirlo. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video! Che probabilmente esce tipo a mezzogiorno o più tardi. Questo perché, come probabilmente è scritto da Kazuo Koike, cos'è Casagiro la ferra tatami? Beh, è una saga. Ora, opera. Ma devo dire che... Tra l'altro, il primo volume della serie non è uscito adesso, era già stato... di cui non vi ho ancora parlato, perché hanno scritto talmente tante cose, ma oltre ad aver scritto una decina di serie insieme, ma ad esempio... Crank Freeman, funzionario dell'epoca pubblica, dell'epoca dell'ordine. I protagonisti sono Kaja, oddio, per via del tatuaggio di un K, per via dell'enorme tatuaggio di un K, vediamo i protagonisti muoversi e in particolare nelle zone e in particolare la prostituzione. I due indagano e cercano di quindi senza ad esempio il nome decisamente distante, decisamente come vi dicevo, passerà un po' troppo e che a mio parere passerà sotto i radar della maggior parte delle persone. Oh, ma sempre tette.